La Puglia, terra ricca di culture, tradizioni e diritti popolari, vanta anche all'estero una folta comunità che mantiene intatti i rapporti con i luoghi nativi. A New York, l'associazione Puglia Center of America, che cerca di tenere uniti con un ideale ponte sull'oceano questi legami, ha premiato quali testimonial di questo trade union con la terra pugliese i giornalisti Attilio Romita e Carlo Brienza ed il poeta Joseph Tusiani. Abbiamo cercato di creare questo premio, non potevamo cominciare in maniera migliore perché la nostra volontà è quello di darlo a personalità come il dottor Brienza, Romita e il professor Tusiani, che in tutti i modi hanno promosso la Puglia a un livello internazionale. Attilio Romita, da anni conduttore del TG1, come ci si sente questa sera a ricevere un ambito riconoscimento come questo? Io non so se si può descrivere la gioia di un premio ricevuto dai pugliesi come te, come me, nel senso di i tuoi corregionali che vivono tanto lontano dalla terra in cui sono nati. Per me è un momento di grandissima felicità. A New York, nel cuore della Grande Mela, nel cuore del centro del mondo, vedere riconosciuto un percorso professionale del quale io personalmente sono ampiamente soddisfatto e orgoglioso. Un altro testimone della Puglia oltre confine, per anni conduttore della trasmissione sportiva di Rai International come la giostra dei gol, è Carlo Brienza. La Puglia è sempre protagonista, non so, adesso è una battuta, insomma, però questo è un premio che come pugliese, come italiano mi onora, ma è una cosa per me molto importante. Infine, ma non per ultimo, solo in ordine cronologico di premiazione, il poeta e scrittore di fama internazionale Joseph Tusiani. Mi commuove più degli altri premi perché, come dicevo, ho avuto la fortuna di essere festeggiati in Campidoglio, sull'altare della patria, alla biblioteca del congresso su invito del presidente Kennedy. Ma questo premio viene dalla mia terra. È come se le radici italiane e pugliesi fossero arrivate a me fin qui, è come se essi mi attirassero al ritorno e quindi è come una linfa vitale che mi riattraversa da tutti i posti più reconditi del mio essere.